degli acciaccati, dei disponibili, di queste situazioni qua? In questo momento abbiamo, credo, il solo Brighenti che ha iniziato un lavoro differenziato sul campo, si è riaggregato la squadra da lunedì e quindi sotto questo aspetto direi che la rosa è al completo. Poi quest'anno non so se era un'abitudine o meno farla due giorni prima, però avendo ancora un giorno di margine c'è sempre da fare dichiarazione con i piedi di piombo, anche perché c'è ancora due allenamenti, quindi quando andavano in trasferta si faceva così, anticipava anche, non era sì, però come abitudine di solito quando si parla di una gara si parla alla fine della rifinitura dell'ultimo allenamento. Qua ci sono ancora due allenamenti, quindi i tempi di Brighenti non possiamo in questo momento essere precisi e dare una data, anche perché la scelta fatta è stata una scelta fatta proprio nella cautela necessaria di un giocatore che ha avuto comunque diversi problemi, e quindi lo facciamo riprendere come lui fosse davvero al suo primo giorno di ritiro. Quindi non forzeremo i tempi, è giusto che lui abbia tutto il tempo necessario per rimettersi a posto e per creare una base che gli permetta poi durante la stagione di non fermarsi più. Questa è l'idea, no? Perché oggi sicuramente per avere il giocatore a disposizione la voglia di forzare un po' il programma di recupero ci sarebbe da parte di tutti, però bisogna usare la testa e bisogna mettersi nei panni anche del giocatore che credo che abbia sofferto anche tanto mentalmente per queste varie problematiche. Quindi sicuramente il piano di recupero è un piano di recupero fatto sicuramente con essere ottimisti con un paio di mesi lo potremo rivedere in campo, ma io mi auguro anche prima, quindi io ti dicevo in campo a giocare io mi auguro anche prima di 2 mesi. Ripeto, non facciamo tabelle, ma vivremo molto con le sue sensazioni, che saranno molto importanti per aumentare i carichi di lavoro. E quindi se tutto va bene è normale che ci aspettiamo che nel giro di un mese e mezzo il ragazzo sia a disposizione per giocare. Posso fare la domanda? Sì, senta, io personalmente sono un po' preoccupato per la questione stadio, nel senso che purtroppo è chiaro che lei non è l'interlocutore prioritario a una domanda di questo genere, però come allenatore suppongo che si sia che è informato. Ora, si continua a slittare la data di presentazione ufficiale, si continua a slittare con i collaudi, eccetera. Prima si diceva che forse giocavamo la prima partita il 16 con il Bari, adesso sembra che addirittura la prima sarà il 30 di settembre con la Cremonese, insomma non si capisce bene. Un fatto è certo, che Frosinone, oltre ad avere un calendario che non mi sembra per niente agevole, dovrà questa prima fase del campionato giocare quasi sempre in trasferta, perché sì, dice il campo nero della Valvina, ma insomma non giochi mai a casa, non giochi sul tuo campo, eccetera. Ecco, questo la preoccupa fino a poi a quando, considerato che tutti voi nelle varie interviste che io ho letto, l'ultima di Bardi recentissima, dice bisogna partire forte, sì, l'intenzione è di partire forte, ma ci sono delle obiettive difficoltà, suppongo. Ecco, Longo come è preoccupato, e fino a che punto è preoccupato di questa partenza, chiamiamola catalanica? Ma allora, innanzitutto credo che sottovalutare la situazione sarebbe un errore, no? Perché non si può mai peccare di presunzione nel nostro lavoro, quindi è inutile dire che la situazione non sarà una situazione che creerà dei problemi. Però vi dico anche che sono situazioni dove non ci si può fare nulla, quindi io di solito mi preoccupo molto per dove posso intervenire, per dove potrei fare una cosa magari anziché non farla. Quindi detto questo vi dico che è inutile, io parlo da parte nostra internamente, continuiamo a parlare di questa situazione, perché c'è solo una cosa da fare, che è quella di compattarci tutti quanti insieme e di cercare in queste 6 partite, dico 6 perché a oggi la data presunta potrebbe essere quella della Cremonese a fine settembre, queste 6 partite in trasferta bisogna tirare fuori il massimo,
È normale che in un campionato di Serie B, come, come i dati dimostrano che il fattore casa è un fattore determinante per tutti, noi dovremmo raccimolare delle energie, delle forze in più per cercare di tirare fuori il massimo da questo inizio, perché, ripeto, non possiamo far altro che farci carico della responsabilità ed essere più forti anche di questa evenienza. Quindi un altro tipo di pensiero non gioverebbe alla squadra, non gioverebbe sicuramente alla percentuale di uscire da queste partite con un buon bottino. Quindi dobbiamo per forza di cose pensare positivi, cercare davvero di giocare in trasferta come fossimo in casa, perché ripeto, è una situazione che non si può cambiare, è una situazione in cui bisogna solo prendere atto e lavorare. Sì, però la domanda, scusi, volevo completarsi il discorso. La domanda era: lei è preoccupato? La preoccupazione poi presuppone che lei magari abbia forzato i tempi della preparazione per cercare di arrivare un po' più pronti degli altri, qualche stratagemma? No, noi non abbiamo forzato i tempi della preparazione, anche perché noi dobbiamo ragionare su 42 partite, quindi sarebbe stato a mio avviso un errore cercare di fare una preparazione brillante per queste 6 partite, perché tanto poi dopo saremmo arrivati corti in finale di stagione. Quindi il concetto è che, ripeto, non è una preoccupazione, è un dato di fatto, quindi il dato di fatto è che mi deve e ci deve portare a dare qualcosa in più tutti quanti, perché la difficoltà c'è, ma noi dobbiamo essere più forti delle difficoltà. Grazie. Grazie a lei. Come la squadra, come ci arriva questo esordio a livello mentale e di condizione? Ma allora, a livello di condizione la squadra arriva bene, è normale che non potrà essere al top, ma questo vale per tutti quanti, credo, perché quando si tratta della prima giornata di campionato credo che la condizione comunque la si trovi almeno dopo 2, 3, 4 partite di fila che la squadra comunque inizierà comunque a giocare. E per quanto riguarda l'aspetto mentale, sicuramente arriva con un aspetto mentale positivo e molto voglioso di iniziare, perché da parte mia c'è grandissimo entusiasmo e da parte dei ragazzi e della società c'è sicuramente un grandissimo spirito di rivalsa anche per il finale di stagione dell'anno scorso, e quindi credo che tutti abbiano grande voglia e debbano avere grande voglia di iniziare questo campionato e cimentarsi soprattutto finalmente per i 3 punti, perché in tutti i precampionati si può alzare sempre la tensione quanto si vuole, ma poi la gara di campionato è sempre la gara di campionato. Mister, secondo lei sarà un vantaggio per la Provercelli sapere come gioca Longo? Sarà un vantaggio per Longo sapere come gioca la Provercelli, almeno con quegli elementi che ancora sono rimasti? Ma io credo che, insomma, non ci siano in questo caso grandi vantaggi, anche perché noi quest'anno abbiamo cambiato modo di giocare anche rispetto all'anno scorso a Vercelli. Loro invece hanno continuato un impianto di gioco e soprattutto dei principi a cui i giocatori cardine di quella squadra erano abituati, quindi sicuramente si è potuto lavorare dall'altra parte sui dettagli, con l'esperienza di un anno di lavoro che aveva portato comunque quella squadra ad essere una squadra davvero molto interessante e che con la continuità necessaria avrebbe sicuramente potuto puntare come quantomeno ad un campionato di salvezza tranquilla. Quindi dal punto di vista tattico, mi sta dicendo la Provercelli un po' avanti a noi? Ma io, di aver lavorato su qualcosa, io credo che sotto l'aspetto tattico la Provercelli è per forza di cose avanti a noi, perché noi abbiamo cambiato sistema di gioco. Quando cambi sistema di gioco io credo che qualche meccanismo comunque vada perfezionato con il tempo. Ma soprattutto parlo di principi di gioco, quindi i principi della Provercelli, visto che conosco molto bene Grassadonia, sono molto simili ai principi di gioco che utilizziamo noi, e quindi sicuramente lui avrà portato le sue idee e la sua metodologia, ma le idee e la base di quel 3-5-2 erano fatte con dei principi molto, molto oramai oliati tra i giocatori cardine di quella squadra, e quindi sicuramente loro potranno essere più avanti. Mister, molti hanno scritto che Cipro è stato fortemente voluto da Moreno Longo. Curiosità, è vero? E poi ci descrive Cipro, che calciatore è e dove può essere impiegato secondo me? Ma allora, fortemente voluto da me, no,
nel senso che abbiamo sempre condiviso tutto, quindi una scelta condivisa con Giannitti, con Salvini e con il presidente, in fatto di caratteristiche, perché a mio avviso questa era una squadra che dispone di ottimi attaccanti, ma con una caratteristica diversa da quella di Citro, no? Quindi avevamo bisogno di un giocatore anche rapido, svelto, che attaccasse la profondità, e quindi questo è secondo me il giocatore che verrà a completare per caratteristiche un reparto che in questi anni ha già fatto molto bene, ma ripeto, con la caratteristica di Citro ci permette in alcune partite di avere anche un giocatore con quel tipo di caratteristica che a mio avviso potrà servire molto. Ho un'altra curiosità che si lega alla domanda del collega Daniele Ciardi, può anche non rispondermi. Lei in questi giorni ha parlato con la squadra di quello che è accaduto 9 mesi fa, nel senso, secondo me, forse noi 9 mesi fa non si aspettava quel tipo di partita, non si aspettava una Provercelli così aggressiva, determinata, veloce, con le caratteristiche di Moreno Nuovo. Ne avete riparlato? Ha spiegato che quel campo, quella squadra che ha caratteristiche oggi molto simili, ce l'ha detto appena adesso rispetto a quella che era la sua, ti può far male se non stai, se non hai avviato attenzione, che evidentemente lo scorso anno non ha avuto, anche grazie alla Provercelli. Ma sicuramente la partita con la Provercelli in questo momento è preparata ed è stata analizzata per far capire quelle che saranno le difficoltà che troveremo a Vercelli, ma io credo che questo gruppo è un gruppo comunque di ragazzi molto intelligente, un gruppo di ragazzi a cui non c'è bisogno di dire molto, nel senso, sono stati secondo me anche scottati da quella partita, che credo che sotto l'aspetto dell'approccio mentale sicuramente non commetteranno l'errore che hanno commesso l'anno scorso di andare a Vercelli con quel pizzico di presunzione che magari li ha fatti uscire dal campo con una sconfitta. Poi sappiamo benissimo che il risultato è figlio di tante cose e di tanti episodi, però l'aspetto mentale dovrà essere feroce, dovrà essere determinato e dovrà essere davvero condito da da quell'umiltà che servirà per uscire da Vercelli con dei punti. Considerando che praticamente stanno un po' più avanti, considerando che si gioca in casa loro, cosa devi dare in più il Frosinone per poter tornare dal Vercelli con una vittoria? Però in parte risposta adesso non credo. Ripeto, il Frosinone deve andare a Vercelli con grandissima umiltà, sapendo fare quella partita anche sporca che bisogna fare contro una squadra che a mio avviso nel proprio campo di casa è sempre risultata ostica per tutte, no? Perché l'anno scorso oltre al Frosinone ci ha perso la SPAL, il Verona ci ha pareggiato all'ultimo minuto e ci hanno perso anche tante altre squadre, quindi io credo che con lo spirito giusto e con l'atteggiamento necessario sicuramente potremo andare lì a fare un'ottima partita. Alessandro, due domande velocissime faccio. Dopo questo pre-campionato, un pochino è normale chiederle chi si aspetta in pole position in questo campionato, nel senso che ci sono squadre che magari in questi ultimi giorni qualche colpo in più l'hanno messo, anche il Frosinone. Chi si aspetta di vedere meglio rispetto alle altre, soprattutto dal punto di vista della condizione in questa prima giornata? Ma io credo che ribadisco il concetto di qualche settimana fa, ma non mi sono stupito degli organici che sono stati allestiti, perché Palermo, Empoli e Pescara su tutte, vedi l'Empoli anche negli ultimi acquisti che comunque ha fatto, si è ulteriormente rafforzata. E oltre al Frosinone sicuramente squadre come Parma e Bari sono sicuramente da mettere in una griglia per forza di cose da primi posti. Poi sappiamo che la carta di questi periodi varrà poco e si cimenterà poi dopo con il giudizio del campo qualsiasi squadra che oggi magari pensa di fare un campionato di livello, no? Se penso che l'anno scorso due neopromosse come Spal e Benevento oggi si trovano a giocare la Serie A, credo che, faccio un esempio, Cremonese e Venezia per potenzialità societarie e per squadre allestite sicuramente potranno essere le sorprese di questo campionato. Gabriele? Sì, mister, come arriva Moreno Longo invece a questa a questo esordio in campionato e a questo inizio di campionato? Cioè, nel senso, quali sono le sue sensazioni e anche i suoi obiettivi personali in questa stagione?
Ma sicuramente arriva con grandissimo entusiasmo, con grandissima voglia di iniziare, perché purtroppo finché non si inizia non si può mai dare poi dopo dei giudizi veri e propri su quanto riguarda proprio lo stato proprio della squadra, dei miglioramenti, delle cose che ci sono sicuramente per lavorarci sopra. E quindi sicuramente questo entusiasmo dovrà essere trasferito, dovranno, così come dovranno essere trasferite queste idee, e l'idea è quella di fare, di portare il Frosinone a fare un campionato importante, un campionato di vertice dove comunque bisognerà stare attaccati a questo carro di 6-7 squadre fino alla fine, perché ribadisco per l'ennesima volta, il campionato di Serie B è talmente lungo che le 10-12 partite finali comunque possono spostare qualsiasi tipo di equilibrio, quindi noi dobbiamo arrivare lì attaccati per potercela giocare, perché poi dopo, ripeto, chi ne avrà di più e chi sarà diventato più squadra e chi avrà lavorato meglio, secondo me potrà avere uno step in più per cercare di fare il salto di qualità. Per Giorgio? Mister, volevo fare poi un focus sulla fase difensiva, che è chiaro che poi riguarda sempre 11 giocatori, perché noi abbiamo un potenziale offensivo eccezionale. Se riusciamo a fare bene la fase difensiva, direi che a quel punto stiamo vicini agli obiettivi che ci prefiggiamo. Dico questo perché ad Avellino, è chiaro che ad agosto, abbiamo avuto qualche errore di posizionamento, qualche sbavatura, e a parte quando magari ci si scopre perché è normale, ma anche sulle palle inattive, sul calcio d'angolo, eccetera. L'anno scorso alcune situazioni di questo tipo che si sono presentate all'inizio, purtroppo si sono anche ripresentate nel corso del campionato, perché alla fine in alcuni casi abbiamo pagato care. Volevo poi un suo focus sulla fase difensiva, su come sta lavorando e in generale. Concordo sull'analisi, è un'analisi che condivido, è un'analisi che come staff abbiamo fatto anche noi prima di iniziare questo lavoro, perché analizzando il Frosinone dell'anno scorso sicuramente ci potevano essere delle situazioni di gol evitabile, e quindi stiamo cercando di lavorare su questo, migliorando quelli che sono i meccanismi difensivi, dove l'idea e il lavoro che si sta facendo è quello di arrivare a pensare tutti con la stessa testa, quindi a lavorare di reparto e non singolarmente. Quindi dovrà essere un reparto che con il lavoro sul campo dovrà riuscire a pensarla alla stessa maniera, per riuscire a codificare quelle che sono le uscite difensive il più possibile, perché rispetto alla fase offensiva, dove effettivamente la qualità del singolo può fare davvero la differenza, io credo che l'organizzazione difensiva ci si possa lavorare di più e meglio. Quindi questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati e per cui stiamo lavorando, sperando di ottenere risultati nel minor tempo possibile. Ultime due, Alessandro e Daniele. Già l'hanno fatto quando è uscito il campionato, chiaramente con questa anomalia, se vogliamo, la volontà di tornare subito a Berceli, però in questo mese avrà ricevuto chiamate, rumors, che si aspetta di trovare sabato? Ma allora, innanzitutto arrivato a Berceli molto volentieri, perché rivedo una società che mi ha dato tanto, con cui ci siamo scambiati tanto, una società a cui sono particolarmente legato, e rivedo tanti giocatori, e mi riferisco a tutti quelli che erano con me l'anno scorso, con cui era nato un legame particolare, no? Un legame che sta in piedi ancora oggi, proprio per la stima reciproca che si era creata, anche perché ho allenato non solo dei giocatori a mio avviso buoni, ma anche degli uomini, perché io credo che l'anno scorso è stata fatta un'impresa vera e propria, perché la squadra era davvero una squadra completamente rivoluzionata e davvero molto giovane. Infatti gli acquisti di quest'anno hanno dimostrato che un po' di paura, visto quello che abbiamo passato l'anno scorso, ha fatto sì che quest'anno l'esperienza della squadra è stata migliorata fin da subito. Vedi Cidai, vedi Bergamelli, vedi Curci stesso che sta arrivando adesso, vedi comunque Polidori. Quindi io credo che sotto questo aspetto è una squadra che si era espressa in una maniera e oggi a mio avviso è andata addirittura a migliorare quello che ci si è trovati. E da parte dell'ambiente, come ho già detto, mi aspetterò sicuramente chi ha capito la scelta di un allenatore giovane che ha avuto un'opportunità davvero importante di venire in una piazza
come Frosinone, che sicuramente avrà riconosciuto il lavoro dell'anno scorso, e sicuramente mi aspetterò i soliti che l'avranno vissuta come un torto, come uno screzio che magari mi insulteranno anche, ma fa lo stesso, fa parte del mio lavoro, e quindi io sarò concentrato esclusivamente sulla partita. Daniele Maurizio, Daniele, va. No, visto comunque che questa conferenza di presentazione alla partita, non parliamo di formazione, ci sono due sedute di finuti, finiamo ancora due sedute di allenamento, volevo chiedere i soliti tre dubbi. Ma in questo momento grandi dubbi non ne ho, quindi se non succede nulla... Allora, per lei nessun dubbio, per noi soliti tre ballottaggi. Ma ripeto, in questo momento ho abbastanza le idee chiare, voi i vostri ballottaggi... anzi, chiarisco una cosa, ripeto, dare una formazione a due giorni d'anticipo diventa davvero una roba che non avrebbe senso, no? Quindi non è né un nascondere la formazione fino alla fine, perché ci saranno delle volte che dove potrò darla che la darò, quindi senza nessun problema, e altre dove, come questa, ripeto, a due giorni, a due allenamenti ancora alla gara, non si può, però le idee sono abbastanza chiare già da oggi. L'ultima, Maurizio. Visto che lei conosce molto bene l'ambiente, conosce molto bene la squadra, Provercelli, ecco, le chiedo da che cosa il Frosinone dovrà guardarsi in particolare quindi sabato sera. Ma allora, sicuramente dovrà fare molta attenzione proprio sulla grande capacità della Provercelli nelle letture di gioco, perché è una squadra che... legge quello che succede dentro il campo, una squadra che sa quando deve fare un'entrata offensiva e sa quando deve leggere un'uscita errata da parte degli avversari, quindi bisognerà essere molto precisi in questo, perché è una squadra che, con la costruzione che ha dal basso, una squadra che sa quello che vuole, sa dove vuole arrivare, una squadra che è molto organizzata, una squadra che... allena le palle native, i falli laterali, una squadra che cura i minimi particolari, quindi dovremmo essere bravi in questo ad opporci con le giuste contromisure, perché, ripeto, è una squadra che sotto l'aspetto dell'impianto di gioco è molto avanti. Posso, mi consente, vista l'età, che ci mancherebbe, lei potrebbe dare la formazione ad oggi, precisando che però non sarà quella che scende in campo, quella che c'ha oggi in testa.